La parola alla senatrice Giulia Bongiorno. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio, devo dire che per 5 anni della mia vita io ho parlato sempre dopo il senatore Scarpinato e non immaginavo di dover di nuovo parlare dopo il senatore Scarpinato, che credo non abbia dimenticato il proprio passato e la sua abilità nelle requisitorie, e lo saluto. Signor Presidente, io avevo preparato un intervento, signor Presidente del Consiglio, però l'ho cambiato alla fine dopo aver sentito una serie di accuse fatte nei suoi confronti, devo dire mi dispiace, anche da molte donne. Lei ha fatto riferimento al peso che sente gravare sulle sue spalle nella sua nuova veste di prima donna capo del governo in Italia e ha sottolineato una cosa, ha detto: io devo dimostrare molte cose. Vero, lei ha tantissimo da dimostrare, signor Presidente, ma vorrei dirle una cosa. È già tanto che una donna sia arrivata senza scorciatoie in questo inedito ruolo di Atlante. E le dico questo perché fino al 1981, guardate, il 1981 non è tanto lontano, 41 anni fa. Sapete, fino al 1981 la donna come era considerata? Era considerata come uno scooter. Infatti la pena prevista per chi uccideva per motivi passionali una donna era da 3 a 7 anni, esattamente la stessa pena prevista in caso di incendio di uno scooter. Oggi non c'è più, ve lo potrà confermare l'ottimo Nordio, quell'abominevole reato, quell'attenuante, ma la donna è ancora considerata uno scooter. Tra poco meno di un mese, signor Presidente del Consiglio, sarà il 25 novembre. E il 25 novembre conteremo tutte le donne che tuttora in Italia vengono massacrate perché vengono considerate alla stregua di uno scooter, di un oggetto che se non va bene si distrugge. Oggi, e siamo nel 2022, una donna che manifesta una volontà propria in contrasto con quella maschile tuttora può essere messa a tacere, offesa, insultata, picchiata, sprecciata, uccisa. A volte il suo corpo può essere oggetto di scempio, come se non bastasse la morte. Perché richiamo la violenza sulle donne e metto questo concetto accanto al tema premier donna? Per un motivo. Spesso alla base della violenza c'è la discriminazione. La discriminazione è l'altra faccia della violenza nei confronti della donna. Alla stregua di un oggetto che se non serve viene buttato via, una donna che dice no, non serve, viene massacrata. Ed ecco perché, quando lei ha citato le varie donne di valore che emergono, dicendo queste donne di valore sono utili per tutte le donne, io aggiungo una cosa, le donne di valore sono utili sì ad aprire altre strade, ma fanno molto di più per noi. Perché abbattono i pregiudizi nei confronti delle donne. E dunque, se l'altra faccia della medaglia della violenza è la discriminazione, ogni donna di valore, con il proprio contributo, quando emerge, riesce anch'essa a combattere quella concezione della donna e quindi riesce a combattere la violenza. Vede, lei ha molti ministri accanto, io penso al ministro della scuola. Quanto può fare un ministro della scuola per la violenza sulle donne? Tantissimo, tantissimo, tantissimo. I ragazzini fin da piccoli non devono avere l'atteggiamento di bullo nei confronti delle donne. C'è un video straordinario che si chiama Fammi vedere come corri, in cui si fa vedere come i bambini a 5 anni, se gli dice corri come una femmina, corrono normalmente, se glielo chiedi a 9 anni, corri come una femmina, corrono in modo scomposto, perché cominciano a pensare che la donna è qualcosa di diverso. Si può fare tanto nella scuola, si può fare tanto contro la violenza della donna nello sport, nell'università, nella giustizia. Molto potranno fare i suoi ministri, però, le dico di più, il fatto oggettivo che lei, Giorgia Meloni, non sia seduta qui, accanto a me, e non sia seduta nemmeno ad un'estremità di quei banchi, ma sia seduta al centro, vale più delle leggi, delle iniziative, delle sanzioni.
perché quella sua posizione centrale è un chiaro messaggio. Sa qual è il messaggio? Le donne non sono più scooter a cui poter dar fuoco. Ho sentito anche, purtroppo il tempo è poco, quindi devo essere velocissima. Allora vado con un altro tema, visto che ho qui ministri che fanno riferimento a un tema particolarmente caro. Il ministro più veloce di questo governo, credo colui che si è assegnato la medaglia di ministro più veloce della luce, credo sia Matteo Piantedosi, che ha già emanato una direttiva in relazione alla solita questione delle ONG che ormai tutti conosciamo. A me mi ha colpito la risposta dell'ONG. L'ONG ha risposto quando hanno detto: beh, ma per caso state violando qualcosa? Seguiamo la legge del mare, soccorriamo uomini e donne. Il soccorso è sacrosanto, purché sia soccorso. Se un viaggio, e guarda caso sta cominciando a venire fuori qui e lì, è puntualmente organizzato da trafficanti, e se magari chi fa quel viaggio è costretto a pagare una somma di denaro pari a euro 2000, con indicazione del luogo e dell'orario in cui saranno prelevati in mezzo al mare e portati in Sicilia con un ONG, quello è un soccorso o un appuntamento finalizzato all'immigrazione clandestina? Purtroppo, caro ministro Piantedosi, la materia è regolata da convenzioni internazionali totalmente anacronistiche. E proprio per questo io temo che questi interrogativi sono interrogativi ai quali troppo spesso è chiamata a rispondere la magistratura. Per me la risposta non può essere data dalla magistratura. Credo che serva davvero un nuovo patto tra gli Stati per impedire che il mare sia un nuovo Far West. Infine un augurio di buon lavoro al mio presunto acerrimo nemico, secondo la stampa, senator Carlo Nordio, persona che io stimo, che è stato con me nel Toto Ministri e quindi si pensa che sia un mio acerrimo nemico. Buon lavoro, ministro. Basta leggere i suoi libri per capire che siamo in ottime mani. La giustizia è paralizzata, ha già detto quali sono le sue priorità, caro acerrimo nemico, e quindi sicuramente dobbiamo velocizzare i processi senza ridurre le garanzie. Ecco, al contempo dobbiamo lavorare al CSM. Vede, signor Ministro, io dopo lo scandalo Palamara, lì ho commesso un'ingenuità, dopo lo scandalo Palamara, siccome vedevo che tutti dicevamo: ma com'è possibile che sia successa una cosa del genere? C'è una degenerazione del correntismo, cosa si può fare? Io ho detto: cambierà tutto. Sa cosa è cambiato? Niente. Non è cambiato assolutamente niente. E allora, avviandomi a conclusione, devo dire, il nuovo sistema elettorale del CSM che è stato scritto dal ministro Cartabia purtroppo non ha colto nel segno e non è cambiato niente. Occorrono nuove riforme, e se sono costituzionali si possono fare, non è vietato dalla legge, basta seguire una procedura. E le riforme le faremo, attenzione, anche costituzionali, non contro la magistratura. Le faremo con la magistratura, perché la maggior parte dei magistrati è fatta da magistrati per bene, silenziosi, autonomi, da troppo anni vittime del sistema delle correnti.